vita d'artista, vita da cane, senza una lira per settimane, schiavo del fumo e di un pezzo di pane, senza una donna, che vita da fame, vita di noia, di creatività, vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con l'umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista, vicino ai folli, sempre nel dubbio che a volte sciogli come aspirine o vecchie tisane. Vivere d'arte, che vita da cane. Vivo d'artista, quasi da sempre con questo nome che non resta in mente, così difficile da ricordare per uno che a casa non può ritornare. Ma viva l'Italia, il paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore d'un pezzo di pane. Quando Elisa mi ha invitato a pensare ai luoghi fisici, metafisici, reali o ideali che rappresentassero la bellezza nel nostro straordinario, contraddittorio, meraviglioso paese che è l'Italia, sono andata in crisi, perché io amo il bello, lo cerco, lo perseguo ogni giorno, e portarmi a una selezione di alcuni luoghi piuttosto che altri era per me una sofferenza, perché ogni volta che facciamo una scelta naturalmente escludiamo una parte di altre ipotetiche scelte. Quindi con un po' di sacrificio mi sono messa lì sotto l'albero a guardare l'orizzonte e sul mio taccuino ho iniziato a scrivere i primi luoghi, opere d'arte, incontri che hanno segnato il mio percorso alla ricerca della bellezza. E mi sono accorta straordinariamente che questi luoghi avevano tante G, erano contrassegnati dalla lettera G. E allora ho detto, ma come mai la G? E la mia mente, perché la mente è terribile, si sa, è andata al 5G, il 5G, quello che è anelato, vituperato, amato e odiato, il 5G tecnologico, quello che ci dicono ci consentirà di viaggiare a velocità molto più appunto veloce nella tecnologia, che ci consentirà di avere tutto alla portata di mano, di avere tempi velocissimi per poter ingurgitare la vita. Io allora ho pensato alle mie 5G culturali, che sono l'esatto opposto, che possono avere forse la fragilità di un tempo molto più lungo, il tempo del godimento, dell'osservazione, del piacere, ma che non hanno nulla di meno, anzi, sono anch'esse geniali, anch'esse innovative, perché hanno segnato la svolta nell'arte, ma anche nella civiltà. E ho detto, perché non allora intraprendiamo un bel viaggio nelle 5G, e ci tengo a sottolineare, non a caso il femminile, le 5G culturali, per un viaggio che davvero penso ci salverà, perché la bellezza ci salverà. La prima è la G come Guatelli. Cos'è Guatelli? È un cognome, è il cognome di Ettore Guatelli, che ha dato il nome a un museo straordinario, che è un museo, non un museo, è un museo reale ma anche ideale, è un museo della memoria che dovrebbe essere relativamente vicino a noi, di un passato vicino a noi, ma in realtà è lontanissimo, perché rispetto appunto al 5G tecnologico che abbiamo citato prima, qui siamo a un'era quasi secolare, no? Di tanto, tanto tempo fa, anche se era della seconda metà del Novecento, se ci pensiamo. E questo straordinario uomo, eccolo, Ettore Guatelli, nasce e cresce in quel della provincia di Parma, il museo si trova a Ozzano Taro, e è un maestro elementare e
inizia a collezionare tutti gli oggetti che le persone, i ragazzi, i bambini, gli adulti, gli anziani, gli portano. Ma non è solo una collezione, che forse può sembrare anche patologica, perché questo museo raccoglie più di 60.000 oggetti di tutti i tipi, oggetti anche stratificati di storie, perché sono oggetti che sono stati riutilizzati con destinazioni d'uso differenti. Ecco, lui raccoglie questi oggetti, ma ogni oggetto ha una storia. E lui questa storia se l'è scritta. Le persone che andavano e gli portavano, questa ad esempio è la stanza in cui sono conservati gli orologi, questo è il tempio, io lo chiamo tempio pagano, con questi idoli pagani che sono gli oggetti di una civiltà contadina che, ahimè, ma anche per fortuna, insomma, naturalmente la tecnologia ha aiutato molto, gli imprenditori adesso si chiamano così, agricoli. Questa però è la testimonianza del lavoro e della cultura del lavoro. Questa è la stanza dei giocattoli. Giocattoli che erano fatti con tutti i materiali di risulta, dalle noci, vedremo al dentifricio più avanti, al filo metallico tutto girato, di tutto e di più. E queste persone, questi bambini, andavano, portavano il loro oggetto, a volte andavano portando un oggetto e chiedendo: ma secondo te cosa può essere? Ne hai degli altri? Mi spieghi cosa può essere? E scriveva la storia di ciascuno. Quindi questo museo non è solo un museo degli oggetti, è un museo delle storie, è un museo del vissuto, è un museo che ha incantato antropologi, ha incantato poeti, ha incantato musicisti. Non a caso uno degli amici e confidenti era Attilio Bertolucci di Ettore Guatelli, ed è stato ed è ancora uno dei musei più strani e più studiati al mondo. Questo ad esempio sono tutti tappini di metallo schiacciati che sono diventati appunto il decoro di questo separé, e i tappini strusciando fanno rumore e quindi ci indicavano alla persona che stava entrando qualcuno. Quindi metodi, diciamo, molto moderni, perché potremmo dire ecologici, non inquinanti. Questi anche sono, ci sono migliaia e migliaia di vasi di vetro che contengono miliardi di cose, tutte, vedete, raggruppate per ordine, quindi un criterio di catalogazione, un criterio di esposizione che è incredibile. Infatti questo museo non è solo una raccolta di oggetti, è la disposizione scenografica straordinaria in un allestimento eccezionale, unico al mondo. Questa è la scatola, è la stanza delle latte, scusate. Questa ancora, quella dei vasi. Questa l'ho tenuta, è una scarpa utilizzata, riutilizzata ancora, tanto che il filo metallico è stato utilizzato per tenere ferma la tomaia alla suola, cucito, ricucito, inchiodato, perché queste erano le scarpe dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, che passavano le proprie scarpe ai fratelli e così via, fin tanto che l'oggetto davvero acquisiva una stratificazione storica di memoria, ma anche di materiali. Questa ancora questa macchinina fatta col filo metallico, il dentifricio che diventa un personaggio, Elisa tu ce l'hai proprio dietro, un personaggio inventato. Questo è un elmetto che è stato riutilizzato, riciclato per diventare un braciere, per raccogliere le braci da mettere in quello che era definito il prete, questa struttura lignea sotto la quale si mettevano le braccia per scaldare il letto. E via così andare in questa carrellata di immagini, vedete, parlano da sole. Queste ho messo anche una, mi dispiace Elisa, mi dispiace Marco, ho messo anche una cosa un po' hard, perché questo è, non so se li riconoscete, sono pappagalli. Ma i pappagalli da uomini sono abbastanza frequenti, quelli da donne no. Quello centrale è naturalmente uno strumento per contenere le urine, ecco, diciamolo, maschili e femminili. Martelli, qui un'immagine che ci ricorda appunto anche l'amicizia con i due grandi, Bertolucci e Benigni. E poi qua siamo nella provincia. Tu Elisa, cosa mi racconti? In realtà tantissimi autori hanno parlato di Parma,
A me piaceva contrapporre questa Parma di provincia con la Parma città. La Parma città, gli splendori parmigiani di cui parla Cuniberto assieme a tantissimi altri autori. Lui dice: qualche aggettivo per Parma: elegante, gaudente, sensuale, raffinata, borghese. Mantova è più arcana, ha uno charme segreto che sa di laguna, di oriente e di un oriente mitologico. Manto, figlio di Tiresia, e poi Virgilio, il cantore di Enea, e quindi il Graal, la reliquia del sangue, e Longino, e le tradizioni cavalleresche, i Gonzaga, l'Alberti e Giulio Romano, e le stamperie ebraiche. Venendo all'ultimo aggettivo, la borghesità di Parma assomiglia non poco a quella milanese. È una formula di civiltà che guarda al pratico e lo raffina. Mentre Mantova non è borghese, Mantova ha un cuore più antico, aristocratico e allo stesso tempo popolare. Clima di modernità e di efficienza lombarda. Per esempio, più volte passeggiando si ha la sensazione di essere già in una città lombarda. Bisogna inoltrarsi nell'intrico delle tranquille stradine acciottolate fuori dal Cardo e dal Decumano, di strada Garibaldi e di strada 20 Settembre, per ritrovare la città tradizionale. Città tradizionale che non è poi così diversa da Mantova, anche se non ha il mincio e la pavimentazione delle strade. Qui è tutta a San Pietrini. L'immensa mole della Pilotta, tutta in mattoni, ricorda non poco grandi architetture torinesi e piemontesi. E la sua zona tra Piazza Garibaldi e Via Farini è la Parma della movida serale e notturna, con i locali di tendenza e musica rock di sottofondo e una sfumatura alternativa. E poi c'è il grande complesso del Duomo e del Battistero, che è subito lì. Il Battistero sovrasta, con i suoi 7 piani di loggette ottagonali, tutti gli edifici della zona, appare come un magnifico prisma sfaccettato in marmo bianco e rosa, con prevalenza del rosa. La facciata del Duomo, in arenaria dalle sfumature più diverse, è il più grande romanico padano, come a Pavia, come a Modena, come a Vercelli, come a Piacenza. Mirabile compattezza e coerenza di stile, con le cornici dei portali a rilievi sul marmo bianco. E poi la grande austera mole del Palazzo della Pilotta non fa neanche lontanamente sospettare le meraviglie del Teatro Farnese. Tutto in legno. Il legno è biondo fulvo. I due ordini di logge e la balaustra della platea erano decorati in origine da una folla di statue in marmo, oppure realizzati con una sorta di cartapesta pressata molto simile al marmo. E questo è lo splendore della città di Parma, che certo stride e non ha molto a che vedere con lo squallore della provincia. Questo finale non mi è piaciuto. Però Cuniberto dice così, dice che la provincia è squallida. In realtà nella provincia ci può essere il Museo Guatelli, che è una meraviglia. C'è una città fatta di gente, gente normale con la patente, è gente pratica eccezionale. Ogni mattina legge il giornale, c'è chi dà latte alla gattina, c'è chi va in banca e fa una rapina. Ci sono strade con bei palazzi, pochi giardini e tanti ragazzi. C'è chi va a scuola, chi si riposa, chi nasce e muore e chi si sposa, chi si separa dalla consorte, chi compra stracci, chi vende torte, chi ha la moto, chi ha l'artrosi, e poi due tipi molto curiosi. Qualcuno parte
dalla stazione, quell'altro è in cassa integrazione. Chi cerca amore, chi vende droga, chi preferisce fare lo yoga. Tutto sommato, questa è la prova di città simili, non se ne trova. Adesso mi gioco una G, gioco una G bella pesante. G come Giotto. Ah. Allora, prima di cominciare a addentrarsi nell'universo di Giotto, io direi che ci possa stare bene il sommo poeta. Ah, sì, anche sì. Perché devo canto... dire che parlano la stessa lingua e dopo ti dirò il perché parlano okay. la stessa lingua. Non so se sono all'altezza di declamarlo, però proviamo. È il canto undicesimo del Purgatorio e qui compare Giotto in ottima compagnia. Frate, disse egli, più ridon le carte che pennelleggia Franco Bolognese. L'onor è tutto or suo e mio in parte. Ben non sarei io stato sì cortese mentre ch'io vissi per lo gran desio dell'eccellenza ove mio core è intese. Di tal superbia qui si paga il fio, e ancor non sarei qui se non fosse che possendo peccar mi volsi a Dio. Oh vana gloria dell'umane posse, con poco verde in su la cima dura se non è giunta dalle tati grosse. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha Giotto il grido, sicché la fama di colui è scura. Così ha tolto l'una all'altro guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Non è il mondar rumore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perché muta lato. Perché Dante, oltre ad essere coetanei, no? Vivono lo stesso periodo, ma perché possono essere affini? Perché di fatto Giotto, come Dante, usa il volgare. Giotto, come Dante, riporta l'uomo al centro di tutto. E il centro di tutto però non è la visione antropocentrica che sarà poi quella del Rinascimento, no? Dell'umanesimo e poi del Rinascimento. Ma è un uomo fatto di carne, fatto di sangue, fatto di fisicità, ma soprattutto fatto di sentimenti. Quindi Giotto ci riporta l'uomo, in questo caso in pittura, mentre Dante ce lo riporta attraverso le sue opere grandiose. Dove siamo qui? Siamo a Padova, Cappella degli Scrovegni, uno dei capolavori assoluti di Giotto. Giotto ci riporta anche, ci restituisce uno spazio che era andato perduto. La tradizione bizantina era una tradizione bidimensionale, le figure erano sospese, schiacciate su questi fondali meravigliosi dorati, ma totalmente frutto di astrazione. Invece Giotto le figure le riporta, ma non sono silhouette, sono donne. Gli angeli hanno un corpo, hanno una plasticità, hanno un vigore, hanno una solidità, hanno una morbidezza, e non sono sospesi, ma sono calati all'interno dello spazio, lo spazio reale, le sue scatole prospettiche, i suoi spazi domestici, come in questo caso, diventano spazi reali. Lui parla una lingua, dicevo prima, il volgare, ma perché lui riporta la necessaria aderenza al reale, un reale che è fatto però di tante piccole cose, quindi non è banalizzato, ma al contrario, come Ettore Guattelli ci racconta tante cose attraverso questi oggetti, alcuni dei quali se non ci fosse stato lui ne avremmo perso memoria, così fa
Giotto, raccontandoci il suo periodo storico, e quindi abbiamo la figura femminile che sta filando, la figura in preghiera, che però ritratta all'interno della sua casa, e quindi abbiamo il letto ben fatto, abbiamo la cassapanca in stile, abbiamo tutto quello che è l'arredo, che non è un arredo povero, è un arredo estremamente dignitoso, ricercato, e la figura dell'angelo annunciante è fisicamente ingombrante, vedete che entra dentro fisicamente, dentro la stanza, e questa tra l'altro mi piace ricordarlo perché è sicuramente una strategia che Giotto copia dalle messe in scena delle sacre rappresentazioni del periodo, e quindi probabilmente questa era una quinta prospettica, no? Che lui riutilizza nel suo immaginario, dando vigore, forza e presenza a questa rappresentazione. Ma non fermiamoci qui. Questi sono gli angeli sul compianto del Cristo morto, che è questa opera. Sono affreschi, eh? Quando mai si erano visti degli angeli così poco idealizzati e così poco e così tanto realistici? Sono angeli che sono scordinati, hanno queste smorfie di dolore che tirano i volti e quindi li rendono molto umani, addirittura vengono giù in picchiata, come quello dietro di te, Elisa, o anche l'altro più sopra, e sono... non sono simmetrici, quindi non c'è un rigore che li voglia ingessati in una posizione, in una postura fisica o in una mimica facciale. Ognuno vive personalmente il dolore, un po' come tutti noi uomini, no? Tutti noi soffriamo, ma ognuno di noi esprime il dolore in maniera diversa. Quindi la straordinarietà di Giotto è che rende più umani gli angeli e più vicini a noi uomini imperfetti e vicini al vizio, non certo ricchi di virtù come gli angeli stessi. Una definizione che venne data a suo tempo era currunt in via dei sine quasi ullo labore. Cosa significa? Che le figure, questi angeli, santi, personaggi di Giotto corrono sulla via del Signore, di Dio, senza quasi mostrare alcuna fatica, naturalmente, a differenza proprio di quella che era la rappresentazione precedente, che vedeva le figure ingessate, bloccate, in una stasi perenne, sicuramente ascetica, ma decisamente innaturale. La Maddalena, ad esempio, la bellezza di questo volto, di questo corpo, vedete come sono corpi avvolgenti, sembrano dei solidi, no? Tanto Giotto ispirerà il Novecento italiano. E ognuno dei protagonisti di questa storia ha una sua espressione, ha una sua gestualità, e non finisce qua, perché se noi guardiamo la strage degli innocenti, le madri sono dilaniate dal dolore, sono abbruttite, perché il dolore abbruttisce, perché tira, ci fa tirare gli occhi, gli zigomi, la bocca, in espressioni sicuramente sgraziate. Quindi il concetto di bellezza non è il concetto di bellezza idealizzata, ma è il concetto di bellezza come naturalismo. Giotto porta la vita dentro all'arte, dentro alla sua arte, e la rende meravigliosa. Questo poi, io mi incanto sempre davanti all'incontro di Gioacchino e Anna dinanzi alla Porta Aurea. E Anna, appunto, l'angelo comunica a Sant'Anna che Gioacchino, suo sposo, di cui lei pensava di essere rimasta vedova, sta arrivando dopo appunto 30 giorni di pellegrinaggio, di cammino, e lei cosa fa? Gli prende il volto
lo avvicina e lo bacia. Questa modalità mi ha sempre molto emozionato, perché è un gesto di un tale erotismo che da una santa non me l'aspetterei. In realtà l'amore, in questa sua carnalità, questa fisicità, ti prendo pure la testa per essere sicura che non sposti, no? È sacro, è amor sacro, perché l'amore è sacro, no? A prescindere quando c'è l'amore. E sempre per dire che attento, è un cronista dell'epoca, Giotto, quindi vuole mettere quel particolare che racconta il periodo storico in cui vive. Quindi le dame che accompagnano Anna sono, vedete, ciascuna vestita in maniera differente, pettinata, le acconciature sono tutte diverse, perché lui sicuramente si è ispirato a donne dell'epoca vestite con abiti dell'epoca. Quindi una cura anche della narrazione della propria contemporaneità. E questo è il particolare del bacio, intensissimo, bellissimo, emozionante, quasi commovente. Qui siamo al giudizio universale. Sì, io non vorrei rompere le uova nel paniere, però visto che provo a ragionare per gradi di separazione, sì. Giotto mi porta a un personaggio che apparentemente non ha nulla a che vedere con Giotto, è proprio agli antipodi, che è Carlo Carrà, artista futurista, che in realtà in una fase successiva della sua formazione ha conosciuto e incontrato Giotto, e questo pare che abbia cambiato radicalmente la sua visione dell'arte. Però prima Giotto rappresentava uno dei suoi bersagli polemici, assieme a quegli altri pazzi che hanno scritto con lui il Manifesto dell'arte futurista. Abbiamo bisogno di una musica marziale. Agli artisti giovani d'Italia, il grido di ribellione che noi lanciamo, associando i nostri ideali a quelli dei poeti futuristi, non parte già da una chiesuola estetica, ma esprime il violento desiderio che ribolle oggi nelle vene di ogni artista creatore. Noi vogliamo combattere accanitamente la religione fanatica, incosciente e snobistica del passato, alimentata dall'esistenza nefasta dei musei. Ci ribelliamo alla supina ammirazione delle vecchie tele, delle vecchie statue, degli oggetti vecchi e all'entusiasmo per tutto ciò che è tarlato, sudicio, corroso dal tempo. E giudichiamo ingiusto, delittuoso, l'abituale disdegno per tutto ciò che è giovane, nuovo e palpitante di vita. Compagni, noi vi dichiariamo che il trionfante progresso delle scienze ha determinato nell'umanità mutamenti tanto profondi da scavare un abisso tra i docili schiavi del passato e noi, liberi, noi sicuri della radiosa magnificenza del futuro. Noi siamo nauseati dalla pigrizia vile che dal 500 in poi fa vivere i nostri artisti d'un incessante sfruttamento delle glorie antiche. Per gli altri popoli, l'Italia è ancora una terra di morti, un'immensa Pompei biancheggiante di sepolcri. L'Italia invece rinasce e al suo risorgimento politico segue il risorgimento intellettuale. Possiamo noi rimanere insensibili alla frenetica attività delle grandi capitali? Alla psicologia nuovissima del nottambulismo, alle figure febbrili del viveur, della cocotte, della pache e dell'alcolizzato? Volendo noi pure contribuire al necessario rinnovamento di tutte le espressioni d'arte, dichiariamo guerra risolutamente a tutti quegli artisti e a tutte quelle istituzioni che, pur camuffandosi d'una veste di falsa modernità, rimangono invischiati nella tradizione, nell'accademismo e soprattutto in una ripugnante pigrizia cerebrale. Insorgiamo insomma contro la superficialità, la banalità e la facilità bottegaia e cialtrona che rendono profondamente spregevole la maggior parte degli artisti rispettati di ogni regione d'Italia. Finiamola con i ritrattisti, con gli internisti, con i laghettisti, con i montagnisti.
Li abbiamo sopportati abbastanza, tutti codesti impotenti pittori da villeggiatura. Finiamola con gli sfregiatori di marmi che ingombrano le piazze e profanano i cimiteri. Finiamola con l'architettura affaristica degli appaltatori di cementi armati. Finiamola coi decoratori da strapazzo, coi falsificatori di ceramiche, coi cartellonisti venduti, con gli illustratori sciatti e balordi. Ed ecco le nostre conclusioni recise. Con questa entusiastica adesione al futurismo, noi vogliamo, primo, distruggere il culto del passato, l'ossessione dell'antico, il pedantismo e il formalismo accademico. Secondo, disprezzare profondamente ogni forma di imitazione. Terzo, esaltare ogni forma di originalità, anche se temeraria, anche se violentissima. Quarto, trarre coraggio ed orgoglio dalla facile faccia di pazzia di cui si sferzano e si imbavagliano gli innovatori. Quinto, considerare i critici d'arte come inutili e dannosi. Sesto, ribellarci contro la tirannia delle parole. Settimo, spazzar via dal campo ideale dell'arte tutti i motivi, tutti i soggetti già sfruttati. Ottavo, rendere e magnificare la vita odierna, incessantemente e tumultuosamente trasformata dalla scienza vittoriosa. Siano sepolti i morti nelle più profonde viscere della terra. Sia sgombra di mummie la soglia del futuro. Largo ai giovani, ai violenti, ai temerari. Umberto Boccioni, Carlo Dal Mazzo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini. Troppo celebrare per capire che si può star bene senza complicare il pane. Se si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri dai centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi, ma li ho persi già. Troppo celebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come su lei vuole. Leviamo via il tappeto, poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. La Cappella Sistina, prima di vederla, la senti? Tipo caramella balsamica. La senti nel naso e nelle orecchie. Ci arrivi da un cunicolo che gira e sale e scende, un cunicolo stretto e basso, con le pareti color ospedale, tutti in fila, strascicando i piedi. Non ci sono quasi finestre, c'è poca aria. Inesorabile odore di umanità. L'ascito generoso di centinaia di ascelle e calzini internazionali in pio pellegrinaggio occolto vagabondare. La Cappella Sistina, prima di vederla, la senti? Odore di palestre, di classe del liceo alla quinta ora, di pullman d'estate. Non che uno si aspetti cori di arcangeli all'ingresso, ma ci devono proprio far entrare da una specie di scarpiera a forma di corridoio? Quando il naso si abitua, scattano le orecchie. E entri da una porticina da nulla
e prima di vedere alcunché senti il boato uniforme continuo di centinaia di persone stipate e sgomitanti che urlano a bassa voce. L'acustica della Cappella Sistina restituisce un biblico e febbricitante frastuono. Strana impressione. Ecco, a un certo punto però il frastuono cala provvisoriamente. Solo di qualche decibel, eh? Sgomitando mi guadagno un metro quadro vagamente libero e, dato che dentro quel casino bisogna pur fare qualcosa, mi infilo le cuffiette e attacco il Walkman. Baglioni. No. Annie Lennox. No. Paolo Conte. Cerco Bruckner. Sì, il mite organista che scriveva musica per Dio. Dimenticato. Non rimane che Tom Waits. Vada per Tom Waits. Alzo il volume e alzo gli occhi. L'hanno risciacquata, la Cappella Sistina. Ci hanno restituito il Technicolor. Hanno tolto qualche pudica braghetta e stuccato le crepe. Sembra nuova di pacca. Il giudizio finale me lo ricordavo ingoiato da una fuliggine nerastra tipo polmone di un fumatore. Ci vedevi poco in tutto quel nero e forse il fascino stava anche lì. Adesso via di mezze tinte che è un piacere. Ma almeno vedi e scopri un sacco di cose ed è come quando al cinema metti gli occhiali. La parte che a me è sempre piaciuta di più è quella a mezza altezza, dove i corpi salvati e risorti salgono al cielo e quelli condannati vengono ricacciati giù e tutti galleggiano magicamente nell'aria, proprio come gli astronauti della NASA quando li facevano vedere alla TV in quelle navicelle senza forza di gravità. Ce n'era sempre uno che faceva lo scemo e lanciava andare il panino e il panino incominciava a svolacchiare in giro fino a che qualcuno lo riacciuffava e tutti ridevano. E doveva essere un modo per dimenticarsi che stavano come granelli di sabbia spediti a ronzare nell'infinito, soli come cani. Deve essere colpa di Tom Waits. Uno dovrebbe pensare altre cose, messo lì a tu per tu con Michelangelo e con il giudizio finale. Così ho abbassato Tom Waits e ho provato a pensare ad altre cose. Ho pensato quanto micidiale è quella cappella, ben pensarci, e senza farsi troppo sviare dalle tinte pastello. Un monumento ossessivo a un totemico e rovinoso incidente. Il peccato. Non si esce innocenti da lì. Centinaia di metri quadrati di immagini ti martellano come irrepetibili spot, rifilandoti in offerta speciale la più subdola delle merci: il complesso di colpa. Svicoli dal giudizio finale e finisci da Adamo ed Eva. La mela, il serpente. Cerchi rifugio un po' più in là e caschi nel diluvio universale. Altro castigo spettacolare, una pulizia etnica in grande stile. Perfino quel gesto meraviglioso, Dio e l'uomo, le due dita che si sfiorano, icona impareggiabile stampata lassù sul soffitto e per sempre in tutti gli occhi a cui è accaduto di vederla. Perfino lei ha qualcosa di inquietante. Sembra già un castigo anche quello, un castigo preventivo. C'è qualcosa in quel Dio che ci impedisce di vederlo semplicemente buono e padre. Ha qualcosa dell'animale in agguato, ha dentro un'inquietudine che lo scompiglia. Non è un Dio felice quello. È un meccanismo micidiale a ben pensarci. Stai lì con la faccia all'insù a farti stregare da tutta quella bellezza, oltretutto lavata col Dixan, e intanto, senza che te ne accorgi, ti si sta stampando in qualche recesso dell'anima un invisibile strato di senso di colpa che si sovrappone a quelli che già ti hanno spalmato in anni di cosiddetta educazione, il tutto a edificare millimetro per millimetro la catastrofe di una coscienza perennemente in debito e cronicamente colpevole.
Forse solo perché non c'era il sole e dai finestroni entrava il grigio di una giornata da schifo. Sì, forse è colpa di Tom Waits. Comunque dalla Sistina sono fuggito con due semplici idee in testa. La prima: la prossima volta che ci vado, vado alle 8 del mattino, perché quella folla è un orrore. La seconda: la prossima volta che nasco ateo, lo faccio in un paese dove quelli che credono in Dio credono almeno in un Dio felice. Sì. Cioè, no, nel senso, non c'era la G in Giochi sporco. Cioè, mi citi Michelangelo, però Michelangelo non ha... Ha la G nel nome. Sì, ma non è l'iniziale. E poi, vabbè, Michelangelo... Niente, come sfruttato. Si fa? È sfruttato, ma è grandioso, tutti lo conoscono. Ah. Vero niente. È che però io a Roma ho trovato qualcos'altro che inizia per la G. Anzi, due. Se vuoi dire... Sì. Però prima voglio dirti una cosa. I futuristi erano arrabbiatelli duri, eh? Sì, parecchio, sì. E Carrà, hai ragione tu, si innamorò di Giotto un po' più avanti in età, perché sappiamo che invecchiando acquisiamo saggezza. Invece quando siamo giovani siamo belli furenti. E poi c'è un particolare che volevo mostrarti, anche sul, visto che hai citato la meraviglia del Giudizio Universale di Michelangelo Buonarroti, Giotto è colui che innova il Giudizio Universale, per cui mentre prima erano disposte nei Giudizi Universali per fasce parallele, qui invece lui combina in maniera totalmente nuova le nove file degli angeli, gli apostoli, la croce retta dai due angeli che fanno da spartiacque tra i beati e santi e i condannati. Quindi a tutto e al centro naturalmente c'è Cristo. E c'è anche un personaggio lì in basso. Che? Chi è? È una forma di marketing ante litteram. Perché lui, vedete che cos'ha in mano? Ha la cappella degli Scrovegni. È colui che ha finanziato, sempre per il senso di colpa che dicevi tu prima, per pagare i peccati del padre, che erano accusato di usura, Enrico Scrovegni, che dona la bellissima Cappella degli Scrovegni a noi che ancora oggi possiamo goderne. E adesso vado con le due G. Sei pronta? Sì. Bene. Galleria Borghese, che si trova a Roma, e quindi ci sono. E c'è Gian Lorenzo Bernini. E c'è Gian Lorenzo Bernini. Galleria Borghese, naturalmente sapete, no? È una villa, scrigno di tesori, di dipinti, di sculture, di arredi, di cultura, cultura di colui che ha creato e ha fatto sì che questa villa fosse uno scenario ideale che ospitasse ciò che rappresentava la sua cultura. Questo personaggio è stato il cardinal Scipione Borghese ed è stato colui che ha creduto fortemente in Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini è stato un genio, è stato un enfant prodige, si dice così? Perché io il francese sono un po', so che tu invece parli perfettamente. Enfant prodige. Lui non parla nessuna lingua. Nessuna lingua, però canta bene. Un genio. È stato un genio con la G. Esatto, un genio con la G. E lui sembra dalle cronache che ne fosse estremamente consapevole, dunque fosse anche un po' sbruffone, e sapeva che valeva e si faceva pagare da subito. Tant'è vero che la meraviglia che andremo a vedere ora, Apollo e Daphne di Gian Lorenzo Bernini, l'ha realizzato intorno ai 24 anni, dai 24 insomma ai 26 sembra appunto dai documenti che abbiamo, ma in realtà lui già nel 1621 era stato fatto principe dell'Accademia di San Luca, l'accademia più prestigiosa che ci fosse, e non solo, gli era stata riconosciuta, data la croce di cavaliere. Onorificenze che neanche alla fine di una carriera
esaltante spesso i suoi colleghi non avevano, e lui, giovanissimo, da subito era già stato riconosciuto come un grande. In effetti già Lorenzo Bernini è un grande. Ho scelto Apollo e Dafne perché a mio avviso è un'opera estremamente contemporanea, perché in quest'opera noi abbiamo, innanzitutto si ispira e tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, e noi abbiamo il momento nel quale Apollo sta per cingere il corpo di Dafne, della ninfa, perché ne è infatuato, ne è innamorato, e lei inarca il busto perché rifugge, non lo vuole, vuole mantenersi integra, non vuole essere presa dal dio, e per non essere presa si trasforma nella pianta di alloro. E quindi in questa, che è una scultura magistrale nell'esecuzione, naturalmente, tant'è vero che da subito le cronache, dopo ve ne citerò una, parlarono di un'opera eccezionale, del candido marmo. Candido marmo perché candido, perché bianco, ma anche perché riluce, riluccica la carne di Apollo e di Dafne, che sembra carne viva, è una carne che vibra, che è fatta di vene, è fatta di muscoli in tensione, è fatta di gambe, le gambe di Apollo che si slanciano, e il corpo che si ritrae diventa radice, diventa tronco. Le gambe stanno diventando tronco, tronco che sale, la corteccia, e va a prenderle il corpo e lo va a avvolgere. Le braccia che diventano rami, i capelli e le dita che diventano foglie. E mi piace quest'opera non solo perché viene immortalato un amore che è impossibile, è un amore ideale, è un amore che diventa perfetto, paradossalmente, proprio nel momento nel quale non può essere consumato, perché Apollo da quel momento sceglierà l'alloro come pianta che lo rappresenti, si cingerà il capo con la corona d'alloro e porterà con sé sempre la sua ninfa amata. In più, naturalmente, lo sapete, lo immaginate, Dafne rappresenta anche il simbolo, l'emblema della verginità. Ma perché mi piace quest'opera? Perché appartiene alla classicità, ma è di una contemporaneità incredibile, perché in quest'opera, quasi se noi pensassimo, no, a una sequenza filmica, cinematografica, noi abbiamo raccontati in un unico momento il prima, il durante e il dopo. Il prima è lo scatto di Apollo che cerca di prenderla perché ne è innamorato, infatuato, la vuole. Il durante, il momento dei due corpi che si toccano, e la metamorfosi che in quel preciso momento inizia, e il dopo, perché noi già prefiguriamo che la ninfa diventi alloro. Questa è un'altra immagine. Oh, ci sono io davanti. Lo sguardo di Apollo, lo sguardo appollineo, no? Lo sguardo perfetto, lo sguardo dell'equilibrio, lo sguardo della lucida motivazione del dio, che sapeva esattamente cosa voleva, e d'altra parte invece lo sguardo totalmente umano della paura, dello spaesamento, della tragedia di Dafne, che cerca di fuggire e apre la bocca cosciente che sta trasformandosi. Questo ancora, guardate i corpi sono vivi, i capelli si muovono, i capelli di Apollo sentono il vento, la furia, no, dell'impeto. E poi la mano che prende il corpo di Dafne. Questa è un'immagine, è una fotografia presa dal basso verso l'alto, e vedete la sensualità del corpo di lei, che ormai sta diventando altro. Quasi diventa un'astrazione, no? Quindi tanta arte contemporanea in realtà si ispira alla classicità dei grandi. E la mano che prende, che tocca la carne che sta diventando tronco. Questo gioiello
è stato da subito apprezzato, perché abbiamo addirittura un cronista inglese nel 1644 scrive, si chiamava John Evelyn, questo cronista inglese scrive di questa opera eccezionale, magnificente, da vedersi, da doversi vedere. Vero è che in realtà poi da lì a poco, già nel 700, nell'800, il barocco verrà assolutamente disprezzato, quindi anche già Lorenzo Bernini con la sua maestria, ahimè, andranno in disgrazia. Ma questo per noi è stata una grande invece fortuna, perché quando ci saranno diciamo i furti napoleonici anche a Villa Borghese, i Bernini non se lo fileranno proprio. E noi per fortuna l'abbiamo. Ma tu sai se qualcuno, non so, nelle tue studi... In realtà, a proposito di barocco, un poeta barocco, Giambattista Marino, ha dedicato un sonetto proprio alla trasformazione di Dafne in Lauro. Ed è stato fatto un parallelismo molto interessante tra il sonetto e la scultura, quindi il gruppo marmoreo, perché i Bernini racconta la trasfigurazione. E quindi tutto l'aspetto dinamico della statua si trova nel sonetto. Non è proprio una delle letture più piacevoli che si possano fare. Un po' barocca. Un po' barocca. Se il maestro Sforza mi aiuta con... Stanca, anelante alla paterna riva, qual suol cervetta affaticata in caccia, correa piangendo e con smarrita faccia la vergine ritrosa e fuggitiva. E già l'acceso Dio che la seguiva, giunto mai del suo corso avea la traccia, quando fermar le piante, alzar le braccia, ratto la vide in quel che ella fuggiva. Vede il bel pie radice e vede ai fato che rozza scorza i vaghi membri asconde e l'ombra verdeggiar del crine aurato. Allor l'abbraccia e bacia e delle bionde chiome fregio novel dal tronco amato, almen se il frutto no coglie le fronde. Quanto se bella Roma quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto se bella Roma quando piove. L'anno moriva assai dolcemente, il sole di San Silvestro spandeva non so che topor velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile nel cielo di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio, sulla piazza Barberini, sulla piazza di Spagna, una moltitudine di vetture passava in corsa traversando. E dalle piazze il romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità dei Monti, alla via Sistina, giungeva fino al palazzo Zuccari, attenuato. Le stanze andavansi empiendo a poco del profumo che esalava nei vasi i fiori freschi. L'orologio batté le 4. Giungeva dalla piazza di Spagna dal pincio e il rumore delle vetture. Molta gente camminava sotto gli alberi dinanzi alla Villa Medici. Due donne stavano sul sedile di pietra sotto la chiesa, a guardia di alcuni bimbi che correvano intorno all'obelisco. L'obelisco era tutto roseo, investito dal sole declinante, e segnava un'ombra lunga, un po' turchina. L'aria diventava rigida, come più s'appressava il tramonto. La città in fondo si tingeva d'oro contro un cielo pallidissimo sul quale già i cipressi del Monte Mario si disegnavano neri. Quanto se bella Roma quando è tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora
sui sette colli, e le finestre su tanti occhi che le sembrano di quanto sei bella. Sul ponte apparve il Tevere, lucido, fuggente tra le case verdastre, verso l'isola di San Bartolomeo. Dopo un tratto in salita, apparve la città immensa, augusta, radiosa, irta di campanili, di colonne, di obelischi, incoronata di cupole e di rotonde, nettamente intagliata, come un'acropoli. Ave Roma, moriturus te salutat, disse Andrea Sperelli. La pizzeria del caso, lo spettacolo della notte nevale, il mistero, l'incertezza, gli accendevano l'immaginazione, lo sollevavano dalla realtà. Splendeva su Roma, in quella memorabile notte di febbraio, un plenilunio favoloso di non mai veduto lume. L'aria pareva impregnata come d'un latte immateriale. Tutte le cose parevano esistere d'un'esistenza di sogno. Parevano immagini impalpabili come quelle d'una meteora. Parevano essere visibili di lungi per un irradiamento chimerico delle loro forme. Un orologio suonò d'appresso, nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante. E pareva come se qualcosa di vitreo nell'aria si incrinasse a ognuno dei tocchi. L'orologio della Trinità dei Monti rispose all'appello, rispose l'orologio del Quirinale. Altri orologi di lungi risposero, fiochi. Era un sogno poetico, quasi mistico. Nel silenzio e nella poesia cadevano di nuovo le ore. Vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del cupolone e so più vivo e so più buono. No, non te la so mai, Roma capoccia, per mondo infame, Roma capoccia, per mondo infame. Abbiamo fatto una piccola escursione anche nella Roma monumentale. Infatti io ho posizionato alle vostre spalle una fotografia di uno dei più grandi fotografi italiani, che ritrae appunto, il titolo della fotografia è Pantheon e il suo cognome, indovinate con cosa inizia? Con la G. Ma noi lo conosciamo. Noi lo conosciamo. Ebbene sì, inizia con la G. Si chiama Luigi Ghirri. Bravissimo. G come Ghirri. E mi emoziono un po' perché io amo la fotografia, amo l'arte, quindi la fotografia è una forma d'arte incredibile. E però Ghirri mi rimbalza, e ci stavo pensando proprio ora, mi rimbalza agli studi all'università e poi agli anni che ho fatto come restauratrice, conservatrice all'OCSAC, al Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma. Luogo anch'esso incredibile, perché potremmo dire che è il più grande contenitore mondiale di opere d'arte, di design, di architettura, di moda, perché Arturo Carlo Quintavalle anni e anni fa pensò di iniziare a chiedere agli artisti, architetti, designer, stilisti, cioè il meglio della creatività italiana, di contribuire a creare questo
archivio, e quindi non ci sono solo opere d'arte, ma ci sono anche tutti i progetti, le idee, gli schizzi, i bozzetti. E uno degli artisti e dei fotografi che incrociò il cammino di Arturo Carlo Quintavalle e di Massimo Mussini fu proprio Luigi Ghirri. E il mio ricordo va al fatto che uno dei primi esami lo feci proprio sul Muri di Carta, questo catalogo ormai è divenuto introvabile, che mi parlava proprio di Luigi Ghirri. Luigi Ghirri che ha una poetica che sento molto mia, che forse anche voi mi direte poi se la sentite vicina, perché è una poetica legata allo sguardo padano, allo sguardo fatto velato di nebbie, velato di foschie, che è uno sguardo che restituisce poesia anche alla trivialità del quotidiano, e lo fa attraverso dei silenzi che non sono semplici solitudini, ma sono momenti di sospensione dal mondo. E le sue fotografie, questa sospensione rispettosa di ciò che accade, è tangibile, e ciò che sembrerebbe banale dovuto a uno sguardo veloce, in realtà a ben guardare è uno sguardo amorevole, è uno sguardo delicato, è uno sguardo che non è solo emozione ma anche costruzione dell'immagine. Questa, ad esempio, è tra il reale e l'astratto. Potrebbe essere un disegno, potrebbe essere un fumetto, potrebbe essere un'invenzione. In realtà è la capottina che si staglia in primo piano con questo colore. I colori, la tavolozza di Luigi Ghirri è una tavolozza degli anni 70, un po' così desaturata, ma fortemente lirica. Natura e morte, ho deciso di inserire anche qualche natura morte, nonostante lui sia stato uno studioso del paesaggio contemporaneo. Famosissimo il suo viaggio in Italia, un progetto espositivo e di pubblicazione che ha visto il coinvolgimento di tanti suoi colleghi fotografi. Quindi di Luigi Ghirri mi piace molto anche il fatto che pensasse non in termini autoreferenziali, ma di collaborazione, di condiviso, di sguardo altrui, perché solo attraverso gli sguardi degli altri, io credo, il nostro sguardo possa accrescersi. Viaggio in Italia o esplorazioni sulla Via Emilia, questi sono stati i due progetti più importanti. Ma Luigi Ghirri è anche questo. Non possiamo non pensare che nell'opera di Ghirri non ci sia la poesia del 600 olandese di Vermeer, piuttosto che la poesia della Polvere di un Morandi, un Giorgio Morandi, quindi sempre di un bolognese, di una visione e di una sensibilità che è emiliana, che è anche quella di Fellini, no? Se ci pensiamo, cioè una trasversalità di sentire che la sento molto mia, la sento di queste latitudini. E questi oggetti che sono banali, se vogliamo, creano però incanto. Io di fronte a questa fotografia tiro un sospiro, no? Rimango quasi in apnea, tanto è il rigore, la bellezza, il nitore, la capacità che comunque questi oggetti hanno di parlarci in una composizione che, ripeto, non è casuale, anche se apparentemente ci appare che lo sia. Anche qui siamo, io credo, a livelli altissimi di costruzione dell'immagine, di composizione, ma soprattutto, perché altrimenti sarebbero fotografie ben fatte e non ci emozionerebbero, no? Qui c'è anche la poesia dell'abbandono, la poesia dell'oggetto usurato, che ci riporta a bomba sempre a Guatelli, alla poesia insita agli oggetti che potrebbero essere banali, che potrebbero essere brutti, usurati, ma che attraverso il nostro sguardo curioso e consapevole diventano riqualificati. Questa ancora un'altra fotografia che mi piaceva molto, dove la gonna, la verticalità della gonna, va a contrapporsi
all'orizzontalità degli scalini che sembrano anch'essi zebrati, no? Anche qui la costruzione, questo rosso che esce da questa vetrata e però la costruzione della linea che va quasi a sagomarla, no? Ad arginarla. Idem qua questo specchio che ci rimbalza in un altro mondo attraverso una costruzione sapiente delle linee. Poi la nostra, il nostro mare, no? Qui non possiamo parlare di fotografia, ma possiamo parlare di emozione. Questa immagine ci restituisce l'emozione. La terra è rosata, il mare è algido, è bianco, e il cielo è come i nostri cieli, soprattutto di questi tempi, no? Cieli candidi, lattiginosi, no? Quasi, sembriamo ovattati, soprattutto nelle nebbie degli ultimi giorni. Qui invece la nostra Via Emilia, no? Che va, taglia il paesaggio, una banalissima saracinesca di questo verde anni 70 con questa tenda anni 70 e questo gioco di linee verticali, linee orizzontali e i mattoni anch'esse che ribadiscono questa verticalità e orizzontalità diventa un gioco visivo che stuzzica il nostro sguardo. Idem anche qui, sembra tutto casuale, in realtà il gioco delle linee, dei colori e delle dinamiche formali rendono questa immagine tutt'altro che usurata e banale, ma la rendono bella, quasi patinata diremmo. E qui invece siamo proprio a casa, eh? Siamo nelle nostre terre. Sì, la cosa incredibile è che guardando le fotografie di Ghirri sembra di vedere il corrispettivo o correlativo visivo di alcuni dei racconti di Gianni Celati. Gianni esatto, Celati, con cui lui ha collaborato. Hanno collaborato, erano legati da un grande rapporto di amicizia. Sì. C'è una raccolta di racconti che si intitola Narratori delle pianure all'interno della quale ogni racconto è un insieme di scatti. Scatti di fuori e scatti di dentro, perché poi Celati, come Ghirri, però aveva le parole dalla sua per raccontare il lato interiore, il lato dentro delle cose. Questo è il piccolo estratto di un racconto che si intitola Dagli aeroporti, quindi dallo stile ampolloso, magnificente di D'Annunzio passiamo allo stile padano di Gianni Celati. Adesso abitava da solo in una vecchia cascina che alcuno aveva rimodernato prima del suo arrivo. E svegliandosi presto al mattino, spesso calcolava lo spazio immenso che aveva attorno, immaginando la distesa piatta delle pianure dove abitava, come se la vedesse dall'alto, e ad est la successione di strade e paesaggi fino alla riva del mare. L'abitudine di correre fuori e guardare il cielo appena sveglio aveva fissato da anni il tono delle sue giornate e col passare degli anni, sempre più presto, gli veniva voglia di correre fuori a guardare il cielo e le stelle dell'alba sopra i campi. Svegliarsi così presto non gli sembrava una forma di insonnia senile, ma solo desiderio di guardare quelle stelle prima di iniziare la sua giornata. Diceva che gli regolavano il respiro, diceva che gli permettevano di dedicarsi ai suoi studi senza sentirli troppo inutili. Col sole alto e la luce che invadeva la casa, ciò che studiava da anni a un tratto appariva definitivo e scontato, simile a tutti i discorsi definitivi e sistematici che per lui erano ormai soltanto cattivi esempi. Diceva che non appena il sole entrava da una finestra, le piastrelle del pavimento e le sedie e il tavolo della cucina diventavano nient'altro che suoi oggetti. E allora tutto gli appariva scontato, definitivo, insopportabile. Insopportabili gli stivali di gomma sotto il portico, la macchina non sua parcheggiata da anni davanti alla casa e anche quegli alberi di fronte che restavano immobili.
a deriderlo, perché lui non era affatto un naturalista come veniva considerato e non sapeva nemmeno il loro nome. Per questo, appena il sole era alto, doveva abbandonare i suoi studi, uscire di casa e avviarsi in una delle sue camminate da camminatore solitario per le campagne. Ma prima di uscire, certi giorni, faceva un discorso alle cose, soprattutto alle piastrelle del pavimento in cucina, che sembrava fossero lì solo per confermare un'idea che lui aveva di se stesso. Diceva quelle piastrelle: io non sono il vostro padrone, anche se sono i miei occhi che vi guardano, ed è inutile che vi presentiate scodinzolando ogni mattina come oggetti familiari, perché le nostre strade sono ben diverse. Quasi fuggendo all'aria aperta, lasciava dietro di sé quella casa che era diventata il suo ambiente, non fatto di muri e confini, ma di immagini che aveva di se stesso, le quali creavano un alone attorno alle cose e l'apparenza di una vita durevole. Allora, il viottolo non asfaltato e poi un terreno aperto, i campi coltivati, un cimitero di campagna in abbandono, erano subito altri luoghi di immagini. La varietà del mondo davanti a cui aveva sempre voglia di prendere appunti. Fermare il tempo, minuti, ore. Fermare il corpo, sangue, odore. Fermare l'ombra di un racconto, no, non si può. Raccontare la storia, ricordi, parole. Raccontare se stessi, bugie, amore. Raccontare l'acqua di un dipinto, no, non si può. Costruire case, idee, mature. Inventare mode, denaro, bottone. Comprare fantasie, no, non si può. Oh, è fermare l'ombra, raccontare l'acqua, avere voglia. E fermare l'ombra, raccontare l'acqua, avere voglia di fantasia. Si può fotografia. L'unico cruccio grande è che se ne sia andato a 49 anni. Perché chissà cosa avrebbe potuto darci. Ahimè, è stata un po' una cometa, no? Una stella cadente. L'abbiamo raccolta noi e ne faremo tesoro, perché le sue fotografie sono passati già tantissimi anni, ma continuano a parlarci. E adesso ci giochiamo l'ultima. G. Siete attenti? No, no, sì, siamo attenti, ma... Non sappiamo. Guercino. No. Già Burrasca. Non so. Non c'entra niente. Genova. È un artista. Lui. Sì, sì, esatto. Sì, sì. No, ma lei è. Goffredo da Borbone. Sì. Di Puglione. È originale. Noi non riusciremo a intercettare. Il Gattopardo. No. No. No, dai, svelacelo. Va bene. In realtà, visto che. Erano tantissime le opere, i luoghi, le curiosità, gli appunti di strada che avrei voluto citare, e avendo solo 5G mi sono giocata nell'ultima, me ne sono giocate, ne ho infilate dentro 3. Ah. Abbazia di San Galgano, e poi ho trovato insomma la modalità per inserirci Giacometti e poi la grande, incredibile donna, visto che abbiamo detto che
le 5G sono le, non potevamo chiudere con un lo, dobbiamo chiudere con una la, una grandiosa donna dello scorso secolo, ahimè. Abbazia di San Galgano, perché? Perché è un po' un paradosso, perché noi le abbazie le conosciamo col tetto, altrimenti che abbazie sono? Le chiese hanno il tetto, cioè la funzione primaria di una chiesa qual è? Pregare. Sì. E preghi all'aperto, all'addiaccio? No. Però in realtà, che tra l'altro questa fotografia è incredibile, che riprende la navata centrale, il transetto, e ci dichiara in maniera palese, quasi in maniera quasi feroce, violenta, la centralità di Cristo, no? Nella nostra vita, per chi naturalmente è credente, ma sicuramente per chi aveva costruito la chiesa a suo tempo. Non c'è più il tetto, perché venne abbattuto da un fulmine che colpì il campanile della chiesa nel 1786, e dopo 3 anni venne sconsacrata, e solamente nel 1926, per fortuna, lo Stato dichiarò questo sito un sito da proteggere, da tutelare, proprio perché è meraviglioso. E perché questa abbazia di San Galgano mi piace? Perché alla fine ci racconta un paradosso: una chiesa che non ha più un tetto, una chiesa che nasce, pensiamo tra l'altro, dopo vi dirò anche perché si chiama San Galgano, nasce con questi archi svettanti, questi pilastri polilobati che dovevano salire, no? Dovevano simulare gli alberi che salgono, non arrivano fino al cielo, perché il fedele doveva idealmente, no, per l'arte gotica, entrare in dialogo attraverso anche un'architettura che lo avvicinasse a Dio, mediante anche delle vetrate molto belle, colorate. Ecco, qui sono rimasti questi fasci di pilastri, ma non c'è più la volta. E paradossalmente, se voi andate in questo luogo, che ha perso la funzione primaria perché è una chiesa sconsacrata, lì davvero, che voi siate credenti o non credenti, lì vivete la spiritualità del luogo. Quindi il tetto è scoperchiato, quindi in questo caso non è un vaso di Pandora dal quale escono tutti i vizi e i mali del mondo, ma è un luogo nel quale si sprigionano energie e bellezza, anche perché la luce lavora, ricama le ombre all'interno di questa navata unica, filtrando da queste finestre che non ci sono più. E poi c'è anche l'aspetto un po' più folcloristico, perché dobbiamo dire perché si chiama Abbazia di San Galgano, perché è in memoria di Galgano, che è diventato santo, ma Galgano era un po' come il nostro incredibile San Francesco d'Assisi, cioè aveva fatto di tutto e di più, quindi vita insomma estremamente dedita ai piaceri, alle gioie, all'essere giovani, e che poi a un certo punto nel 1180 dice: no, basta, adesso devo mettere la testa a posto, e va proprio in questo luogo e pianta la spada nella roccia, idealmente per farla diventare una croce, perché lui abbraccia la fede cristiana e intraprende proprio il cammino che poi porterà questa chiesa, dopo la sua morte, perché nel 1181 muore, porterà l'ordine dei Cistercensi, che era l'ordine al quale lui si era avvicinato, a costruire dal 1220 circa l'abbazia di San Galgano, e insomma verrà poi consacrata alla fine del XIII secolo. E questa, guardate che meraviglia, e vi faccio vedere anche di giorno, quindi di notte, di giorno, questa corsa per di fiato, no, dello sguardo che non trova limiti, si espande,
E questa, appunto, quando vi dicevo, l'aspetto un po', perché naturalmente il rimando che molti hanno voluto invece individuare non era tanto nella spada di San Galgano e quindi con questa simbologia, quanto il legame che potesse esserci con il ciclo arturiano, con i cavalieri della Tavola Rotonda e quindi con tutto quell'aspetto mitologico leggendario che tanto ha nutrito la nostra fantasia di bambini e non solo. Siamo alla spada. La spada. Sì, la spada che incide sul nostro cammino e ci porta. Chi è questo losco figuro? Questo losco figuro. Giacometti. Sì, ah. Alberto Giacometti, che inizia per? G. G. E perché Giacometti? Perché? Perché di fatto rispetto alla spiritualità che vi ho detto, che ho cercato insomma di comunicarvi, che abbiamo vissuto nell'abbazia di San Galgano, Giacometti nelle sue opere racconta il tormento esistenziale proprio di ogni individuo. Quindi mentre nell'abbazia di San Galgano l'animo si espande, nelle opere e nel vissuto di Giacometti abbiamo quasi un'entropia, cioè un chiudersi, un accartocciarsi dell'io. Tant'è vero che anche il pensiero di Sartre, l'esistenzialismo di Sartre ha avuto tanto in comune con la filosofia e la poetica di Giacometti. E io ho inserito Giacometti non solo perché a mio avviso si pone in contrapposizione dialogica comunque con quello che abbiamo appena visto, ma anche perché le sue opere sono conservate, è lì che vi volevo portare, alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia. E quindi mi serve Giacometti per traghettare, come se fosse una sorta di Caronte, visto che prima ci hai letto Dante. Qui ho messo alcune immagini. Vedete come la carne rispetto al Bernini, che era una carne florida, vera, polposa, così come lo era in Giotto. Abbiamo visto le figure giottesche. Qui abbiamo figure logore, scarne, tirate, solitarie, ma di una solitudine faticosa. Anche il cane soffre, sofferente, e questa sofferenza dipende naturalmente da un vissuto che è molto contemporaneo a noi, nel quale tutti ci sentiamo un po' soli, tutti ci sentiamo carichi di un fardello che diventa spesso molto pesante. Però le opere di Giacometti, alcune naturalmente sono esposte nei più grandi musei del mondo, le opere di Alberto Giacometti, però se voi avete l'ardire di andare a Venezia, alla Fondazione Peggy Guggenheim, le incontrerete proprio in quello che è stato un museo creato, voluto da Peggy, che non si chiamava Peggy, si chiamava Marguerite. Ah! Ma lei aveva anche il vezzo di cambiarsi il nome. E creò a Venezia, dopo che naturalmente aveva già fatto esperienze di allestimento e di mostre, Art of This Century e la galleria che aveva creato ad esempio nel 1943 a New York. Da sempre lei aveva frequentato artisti, aveva amato quel mondo, tanto da iniziarne a essere una grande collezionista, da ospitarli e da far crescere la sua casa, la sua villa a Venezia, fin tanto che proposta alla città di Venezia perché venisse acquisita, città di Venezia, ho detto ma no, ma cosa ce ne facciamo noi di questa meraviglia? E allora è stata creata appunto la Fondazione Peggy Guggenheim, nella quale tutt'oggi noi possiamo vedere, godere delle opere volute, collezionate, a volte anche commissionate, perché lei era anche una grande mecenate, dalla nostra Peggy. E con Peggy finiamo questo viaggio che ci ha portato in giro per alcune delle bellezze artistiche, sì, guidate dalla G, e finiamo nell'acqua di Venezia con una descrizione mirabile che in realtà Peggy Guggenheim ha fatto della città di Venezia. Si è sempre dato per scontato che Venezia è la città ideale per una luna di miele, ma è un grave errore. Vivere a Venezia
o semplicemente visitarla, significa innamorarsene, e nel cuore, a quel punto, non resta più posto per altro. Dopo la prima visita si è destinati a tornare appena possibile, adducendo una scusa qualsiasi. Non si può restare lontani a lungo, si è riassorbiti inevitabilmente come per magia. Ogni ora del giorno, è un miracolo di luce. D'estate all'alba il sole che sorge produce un effetto magico sull'acqua, così delicato che quasi spezza il cuore. Con il passare delle ore la luce diviene sempre più violetta fino ad avvolgere la città in una nebbia color diamante. Poi comincia lentamente ad affondare nel magico tramonto, il capolavoro del giorno. E quello è il momento di andare in acqua. È come un imperativo. I canali ti attraggono, ti chiamano, ti gridano di venire e ti chiedono di abbracciarli su di una meravigliosa gondola. Un giorno dopo l'altro si è trascinati dalla terraferma a galleggiare nella laguna, a guardare il tramonto, a superare tranquillamente i palazzi, osservando la loro immagine riflessa nel canale. Quei riflessi sono come quadri, più belli di quanto siano stati mai dipinti dai maggiori maestri. Se c'è una cosa che può rivaleggiare con Venezia per bellezza, è soltanto il suo riflesso al tramonto nel Canal Grande. E poi abbiamo pensato, quindi, per suggellare questo viaggio, di chiudere con altre G, che sono due piccole citazioni di artisti che hanno parlato d'arte. Intanto il nostro Giacometti, che diceva che tutto il percorso degli artisti moderni è in questa volontà di afferrare e di possedere qualcosa che sfugge continuamente. È come se la realtà fosse continuamente dietro i velari che si strappano. Ce n'è ancora un'altra, e un'altra, e ancora un'altra. E poi c'era Giorgio De Chirico, che ha la G nel nome, non nel cognome. Un'opera d'arte, per diventare immortale, deve sempre superare i limiti dell'umano, senza preoccuparsi né del buon senso né della logica. E poi ho pensato di chiudere con uno che italiano non era neanche un artista figurativo, nemmeno comincia per la G, però è piuttosto divertente. Orson Welles, che diceva che in Italia per 30 anni sotto i Borgia ci sono stati guerra, terrore, criminalità, spargimenti di sangue, però hanno prodotto Michelangelo, Leonardo e il Rinascimento. Mentre in Svizzera vivevano di amore fraterno, avevano 500 anni di pace e democrazia, e cosa hanno prodotto? L'orologio a cucù. Anch'io ne ho una, eh? E non è casuale, colui che, di cui citerò la frase, l'ultima lettera del cognome, indovinate un po' com'è? Sarà una G. Sì. Siamo molto fantasiosi. L'arte è un modo speciale di pensare. Harold Rosenberg. Sforza. Scusate, io se mi posso intromettere. Sì, sì, prego. Ne avrei una io. Sì. Per concludere in bellezza, per me è un grande artista, che è il grande Giorgio Gaber. Ah, due, sì. Gigi. Oh, meraviglia, perfetto. Una massima bellissima, che ci sono due tipi di artisti. Quelli che ambiscono passare alla storia, altri di passare alla cassa. Vivo d'artista quasi da sempre, con questo nome che non resta in mente, così difficile da ricordare per uno che a casa non può ritornare. Ma viva l'Italia, il paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore d'un pezzo di pane. Fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore d'un pezzo di pane. La da 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 da. Grazie. Grazie. Grazie Elisabetta Pozzetti. Grazie Elisa Lolli. Grazie a Marco Sforza. Grazie. E grazie a voi. Grazie. Grazie.